Più credito alle imprese del Sud per far ripartire tutta l'Italia. Parte da Bari il tour di presentazione del nuovo portale di medio credito centrale a disposizione delle aziende che vogliono investire nel loro futuro. Un appuntamento importante a cui è voluto partecipare anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. La questione industriale, l'abbiamo detto da tempo, è centrale nel paese, a maggior ragione nel mezzogiorno, a partire da una regione a grande vocazione industriale come la Puglia. Oggi abbiamo qui la Confindustria Puglia, la Confindustria Basilicata, in un momento importante, un confronto con Mediocredito Centrale per ridurre la filiera cosiddetta del credito verso le imprese e costruire una dimensione di crescita dall'interno delle imprese e un dialogo sempre più forte con il sistema bancario. È evidente che in un paese come il nostro, senza materie prime e senza fonti energetiche, la questione industriale diventa centrale anche in una logica di visione che Confindustria ha del paese, un'Italia non periferia d'Europa ma centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta ad est e ad ovest, e in questo il nostro mezzogiorno può giocare un ruolo determinante in chiave geoeconomica nell'interesse del paese. La banca ha il mandato, a prescindere da qualsiasi accordo, di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese con particolare riferimento al mezzogiorno. Quindi noi siamo qui per offrire un contributo e per insomma illustrare quali sono le opportunità che con la relazione con la banca le imprese pugliesi e comunque le imprese del mezzogiorno possono avere, sia attraverso la gestione che noi facciamo di strumenti agevolativi come il fondo crescita sostenibile o il fondo di garanzia per le PMI, sia attraverso l'erogazione di finanziamenti diretti alle imprese da soli o in collaborazione con altri operatori finanziari che operano sul territorio. Il portale sarà molto semplice e soprattutto sarà veloce, c'è una funzionalità che consente in 5 minuti di capire, di avere una prima analisi di prefattibilità e poi eventualmente andare avanti. Comunque in ogni caso quello che serve in questo caso è la rapidità di azione e di decisione. Secondo lei i tempi del credit crunch sono finiti? Devono essere finiti, devono finire quanto prima i tempi, soprattutto per le imprese del mezzogiorno. L'autonomia regionale si può fare, ma solo dopo ampio dibattito in Parlamento e senza che danneggi parti del paese già in difficoltà. Occorre un dibattito in Parlamento, una dimensione articolata. A breve lanceremo un nostro documento che è frutto di un armonico confronto tra tutti i presidenti delle Confindustrie regionali, in cui ci sono alcuni punti. La cosa, diciamo, partirà a seguito del nostro vicepresidente Stefan Pan, che appunto ha il mandato di coordinare le Confindustrie regionali. Giovedì scorso è stato deliberato questo documento, speriamo di poter dare con questo documento un contributo armonico a una vicenda che deve rafforzare la competitività del paese e non indebolire il paese risolvendo questioni da una latitudine a danno dell'altro. Le operazioni si fanno nell'interesse di tutti e non contro qualcuno, chiaramente. No, non contro il Sud, non contro la politica di coesione, occorre, ripeto, una dimensione equilibrata. A breve faremo emergere i punti per noi essenziali, ci sono anche degli aspetti importanti a nostro avviso, come le clausole di supremazia. Per alcuni argomenti delicati a nostro avviso deve prevalere lo Stato, pensiamo alla questione energetica che non può essere bloccata da una regione a danno di un interesse nazionale. Quindi occorrono due aspetti, un equilibrio tra le regioni nella logica di coesione nazionale e un'attenzione alla questione italiana che va chiaramente salvaguardata per alcuni argomenti particolarmente sensibili. Il conflitto tra istituzioni incide sempre in maniera negativa perché crea un'attesa, una dimensione di ansia. Speriamo che quanto prima arrivino un chiarimento, perché questo continuo conflitto denota anche una tendenza, una potenziale campagna elettorale continua che non aiuta il paese. Lo sblocca cantieri è un primo passo in cui il governo prende atto che la questione temporale è determinante, cioè in quanto tempo facciamo le cose che diciamo, in quanto tempo usiamo le risorse disponibili che abbiamo. Chiaramente occorre poi un altro passo oltre lo sblocca cantieri, sia in chiave italiana che in chiave europea. Noi abbiamo delle scadenze davanti a noi molto importanti. Una è la scelta del prossimo commissario in Europa, dove dovremmo indicare dei nomi appunto in Europa, la scelta dei prossimi dirigenti che intendiamo inserire nei nodi di sviluppo decisori europei, e l'altra questione è la legge di bilancio di autunno. Accanto a questo una grande operazione a nostro avviso infrastrutturale nel paese, usando le risorse già stanziate e anche con un'operazione europea massiva finanziabile anche con Eurobond, sarebbe un bel salto di qualità dell'Italia e dell'Europa. Per il Sud dovrebbe fare un grande piano di inclusione giovani che vale per il paese, a maggior ragione nel Sud, perché la disoccupazione giovanile nelle regioni del Sud è veramente elevata.
una attenzione ai fondi di coesione che devono essere usati come beneficio fiscale per chi investe nel Mezzogiorno, una grande dotazione infrastrutturale perché il Sud ha handicap rilevanti in tutto il Paese. Se vogliamo includere persone dobbiamo collegare territori e per collegare territori abbiamo bisogno di infrastrutture, tant'è che se noi andiamo a tracciare la linea veloce dei treni, che oggi la Freccia Rossa, come dire, fa il compleanno dei suoi 10 anni, vediamo che le città che sono cresciute di più sono quelle in cui è passata la linea veloce dei treni. Questo dovrebbe far riflettere tutto il Paese. Una strada condivisa anche dalle imprese pugliesi e lucane che hanno ospitato a Bari l'appuntamento. Sono orgoglioso che questo tour parta proprio da Bari e diciamo l'attenzione ai nostri territori è importante. Un momento in cui il credito per fare quel famoso salto che ci aspettiamo, la fuoriuscita dalla crisi, far crescere le nostre aziende più virtuose, il credito è diventato un elemento fondamentale. Quindi io sono convinto che un approfondimento concreto come questo sarà sicuramente un valore aggiunto. Sull'autonomia, che ne pensa il dibattito che c'è adesso in atto? Sull'autonomia noi siamo, diciamo, moderatamente critici. Io sul tavolo, diciamo, regionale di Confindustria Nazionale, quindi dove ci sono tutte le regioni, ho fatto presente che senza una seria simulazione di quello che possa avvenire non si può andare tout court a rappresentare una situazione. Quindi noi ci attendiamo che anche il nostro mondo faccia una simulazione reale di quello che può avvenire per avere dei dati più concreti su cui discutere, perché non si tratta di una cosa che si può fare così e poi vediamo cosa succede. Bisogna approfondirla e verificare. Noi vorremmo partire da un dato, tutti dobbiamo essere allo stesso livello quando partiamo, se ci sono territori più svantaggiati questi devono essere compensati. La questione del credito è chiaro che è centrale nel finanziamento delle imprese, soprattutto al sud. Soprattutto al sud, perché piccolo non è bello, le imprese devono crescere, non si deve parlare più di decrescita felice, le imprese devono crescere, devono internazionalizzare. Per fare questo hanno necessità di avere accesso al credito, hanno la necessità di aprire al capitale e ben venga il fatto che la Confindustria a livello nazionale faccia il suo primo evento sul credito e con il medio credito lo faccia qui da noi a Bari, Bari Bat. La nostra Confindustria presenteranno queste nuove guide, queste nuove linee di credito che consentiranno alle imprese di avere accesso al credito e di poter competere su mercati nazionali e internazionali. Da imprenditore, quali sono le prime linee di investimento necessarie? Ci sono tantissime opportunità su chi fa innovazione e ricerca, ma per crescere c'è bisogno di investimenti. Per fare questi investimenti sull'innovazione e sulla ricerca, che sono i driver della crescita delle nostre aziende, c'è necessità di un supporto che può avvenire dal sistema bancario, creditizio normale, tradizionale, ma anche dalla finanza agevolata, anche dal ricorso ai capitali. Abbiamo ancora troppe aziende che sono medio-piccole, abbiamo poche aziende che fanno accesso ai capitali, alla borsa italiana. Questo lei lo auspica, quindi più un ricorso al credito che non uno sbarco in borsa? E io dico le due misure combinate, io dico che se le imprese utilizzano la leva della fiscalità in maniera corretta, dell'accesso al credito in maniera corretta, potranno competere. A livello di autonomia, chiaramente Voccia si esprime come Presidente nazionale, lei come vede questa discussione all'interno del Governo? L'autonomia, che se vediamo le differenze che ci abbiamo e non le cose che ci uniscono, saremmo sempre divisi. Siamo divisi tra barisi e leccesi, tra bergamaschi e leccesi, e bergamaschi e bresciani, siamo sempre divisi. Non dobbiamo vedere le cose che ci dividono, ma le cose che ci uniscono. Abbiamo dei valori che ci uniscono, l'Italia non cresce senza il Sud. Il Sud deve essere il motore della crescita dell'Italia. Italia futura, che consentirà di avere uno Stato italiano più integro e io mi auguro sempre più europeo. Necessariamente oggi il team sta tutto sullo sviluppo e come Confindustria Nazionale, diciamo, ci sta dando un'assistenza anche attraverso il protocollo d'intesa che ha siglato con il Mediocredito Centrale. Sicuramente gli obiettivi da raggiungere sono quelli di natura occupazionale, visto che la Basilicata negli ultimi mesi sta registrando un calo di un 14%, una maggiore quindi disoccupazione del 14%, che ci porta sicuramente a lasciare migrare su altri territori e non, diciamo, per farli trattenere appunto in Basilicata o nel nostro Mezzogiorno. È fondamentale puntare sulla crescita, è fondamentale puntare sulla ricerca e innovazione, ma questo lo possiamo conseguire, questo obiettivo, solo se insieme riusciamo a fare sistema.
quindi richiamare l'attenzione del governo che non punti, diciamo, solo a quelle misure che possono portare evidentemente un rilancio dell'economia flebile, ma evidentemente va sostenuta con un affiancamento ai progetti, quindi promuovere, e lo chiederemo ancora una volta oggi al Medico Carriere Centrale in Vitalia, di puntare sull'idea, non di conservare le attenzioni sulle garanzie o su altre attività che molte volte non trovano nemmeno la possibilità di far decollare quei progetti o quelle aziende giovani che in qualche modo cercano di evolversi. Presidente Boccia ha parlato di infrastrutture, in Basilicata mancano ancora. È il nodo cruciale di tutto il paese, soprattutto nel Mezzogiorno. In effetti ci sono tanti progetti aperti in tutta Italia, soprattutto nel nord Italia, molto meno nel sud. La Basilicata più di tutti. La Basilicata purtroppo ha un nodo cruciale, quello di non mettere in rete i territori. Se non troviamo i giusti collegamenti, le giuste condizioni di percorribilità sia stradale che ferroviaria, evidentemente non troveremo le condizioni di attrazione di nuovi investimenti e rilancio dell'economia e quindi del PIL della nostra regione.